Ben ritrovati con Infotraffic, vediamo la situazione lavori nelle strade del Pavese e dintorni fino al 15 di aprile dalle 7.30 alle 18, senso unico alternato con impianto semaforico Movieri, nei seguenti tratti di strade provinciali per lavori d'asfaltatura: provinciale 2 Pavia Melegnano nel comune di Landriano, provinciale 9 Torre de' Negri Bascapè nel comune di Torrevecchia Pia Zibido Allambro. Ancora sulle strade dell'Oltrepò, la chiusura temporanea al transito della provinciale 98, Verretto-Casatisma, all'altezza della direzione Cascina-Dorna, dalla provinciale 97 alla provinciale 98, dalle 8 alle 18 nei giorni 8 e 9 di aprile. Chiusura per le 24 ore al transito della provinciale 45 dell'Acqua Calda, nel tratto della strada comunale per Cabella Villanova frazione Castelrotto, intersezione con via Crocetta, nel comune di Montecalvo Versiggia, nei giorni 9 e 10 di aprile, con deroga ai mezzi di pubblico soccorso. Senso unico alternato regolamentato da Movieri lungo la provinciale 189 Cavallante, nel tratto del comune di Bosnasco, dalle 8 alle 18 dei giorni 10 e 11 di aprile. Ancora provinciale 130, chiusura tratto stradale in direzione statale 35 Pavia tra provinciale 174 Torre d'Isola e statale 35 Pavia. Provinciale 30, lavori in corso in direzione ex statale 35 provinciale 40 Binasco tra provinciale 54, provinciale 183 Gudo Visconti e provinciale 38 Rosate. Statale 10, lavori in corso tra Voghera, statale 461 e Genestrello e anche lungo la tangenziale di Voghera. Causa eventi meteorologici straordinari, lo scorso 28 febbraio si è verificato il cedimento parziale del ponte sulla provinciale 132 Sant'Alessio Cura Carpignano tra la frazione di Prado nel comune di Cura Carpignano e l'abitato del comune di Sant'Alessio con Vialone. Al fine di garantire la pubblica sicurezza si dispone la chiusura totale al traffico veicolare pedonale fino all'esecuzione della verifica statica del ponte stesso e dell'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza. È stato riaperto il ponte di via Piacenza-Voghera ma solo al traffico leggero, ci sono infatti barriere tipo New Jersey con restringimento della corsia utile e conseguente divieto di transito per veicoli con larghezza superiore ai 2 metri. L'obbligo di gomme invernali durerà fino al 15 aprile ed è già possibile installare le gomme estive. Se avete notizie, ma anche segnalazioni, anche con foto e brevi video, info@pavia1tv.it, info@lombardialive24.it oppure via WhatsApp 389-2566-296. Grazie e al prossimo Infotraffic.